lato di là, dal poggio. partendo da Coppo, siamo trovati al Coppo, che noi c'è quel Coppo, bar, ok, eh? sì. Poi abbiamo fatto tutta una roba lì, l'acquedotto, lì come cacchio lo Sì. chiamano, e poi siamo saliti su di là, che è Dal micidiale. poggio è micidiale Micidiale, davvero cioè, mi quella. ricordo, non vedevo l'ora che finisse perché... In realtà è a scoppio ritardato il GPS, quindi di solito quando mi dice 15 era il pezzettino prima. C'è la gamba che risente ancora un po' del giro di ieri, eh. Il pezzo duro arriva dopo la curva a sinistra, c'è cioè la curva a destra e arriva il pezzo che ti dicevo. Ecco qua, che ci ha fregato subito. Sì. Sono incastrato a un certo punto e quindi poi risalire. Sì, adesso arriva tra un po' il pezzo più duro. Eh sì, questa se la fai una volta non la dimentichi più. No. Boh. Eccola, sapevo che oggi. Sinistra, sinistra. Qui un attimo di recupero. Ciao. Non l'ho sentito. Cazzo, questo è andato giù, pare che era in salita. E poi era in salita. Dai che migliora adesso. Sì, non lo so. Sì, dai. Conosco, lo conosco. Ho detto appassionato, a me fa le gare sul film. Io ho provato una volta a fare in senso inverso. Fatta praticamente tutta a piedi, a mano.
non si riesce a venire su di là. E questo non la... gli ho chiesto, dico, ma da dove sei venuta? Dal Poggio, sì. Ma tutta in bici? Sì, sì. Mai messo il piede a terra? No. Forse lo fate anche io tutto in bici comunque. Dall'altro lato, di là, dal Poggio. Partendo da Coppo, siamo trovati al Coppo, che noi c'è quel Coppo, che okay. Sì. Poi abbiamo fatto tutta una roba lì, l'acquedotto, lì come cacchio lo chiamo. Sì. E poi siamo saliti su di là. Che è micidiale. Dal Poggio è micidiale davvero. Cioè, non mi ricordo, non vedevo l'ora che finisse perché c'erano delle cose. Ma anche perché ci sono dei punti quest'anno con dei sassi pazzeschi. Quest'anno anche. Non ce la farei niente. Cioè non è solo la pendenza. Dopo. Tra l'altro su questa hanno migliorato anche il sonoro, Queste parole. Veramente, sempre facendo la salita di Portonovo, praticamente c'era un mio amico che mi ha visto, no? Cioè, mi ha passato con la macchina, io non l'ho riconosciuto, lui invece mi ha riconosciuto, si è fermato più avanti, mi ha aspettato, c'era la bottiglia d'acqua. Ha fatto tipo quelli del pubblico, no? Vai Luca, spruzzata d'acqua! Si ferma in quel rientro lì, apre la porta. Tieniti un po' di fiato perché qui è dura dopo, Comarcato Aceto Romagnolo, alla fine era un medico che aveva il congegno giù. Che oggi ho fatta. Sono radici viscide e non sai mai come va a finire. Ma le radici forse ti dirò sono quelle che mi creano. Quando sono viscide bagnate sono cavoli. Sì. Ma anch'io no, io sono uno di quelli che predica bene ma poi alla fine lo tengo anche un po' durette per evitare di bucare. Fai scuola perché sennò si ammazza. E io ho messo il coffee latex, sì, sì. Che è quello che dicono sì, adesso il migliore. Che sì. Ah, ma io la vecchia non la uso tanto ultimamente, però non butto male. Certo. Se ho buco e poi si ripara, se vuole dire al fondo. Tipo ho fatto la scelta dei porti. Ah. Quella là, la salita d'uscio. Io non ho mai fatto una gara. No, quelle sono belle, Quando abbiamo comprato noi, i proprietari erano praticamente esatto. Tutti tedeschi. Noi poi ce l'abbiamo nella parte vecchia. Infatti secondo me quest'anno è mezzo vuoto. Ma nessuno. È stata lì quest'anno adesso? A 10 anni che viene in affitto? Sì, pezzettino, no? Sì, un pezzettino soltanto. Questo riesco a farlo anch'io. Questa la faccio bene. Ti fa si torna al Poggio? Sì. Per salire? Per salire in che senso? Perché lui vorrebbe salire, non voleva tornare giù. Eh? No, ma sai, vieni dietro a me. Vai, vai. Non frenare. Non frenare è una bella cosa a dirsi. E qui adesso c'è il bel vedere tra poco. Ah, un po' di annetti che le faccio ti dici. Certo. Ormai ti ho preso l'occhio. Lo so, ma io ti ripeto, prevalentemente vado a Milano sulle ciclabili e poco di più, qualche sterrato in più. Le fa. Non ho occasione. Cioè, gli unici. Io all'inizio
abituato ad andare in moto, che c'è gli ammortizzatori, c'è il motore che ti porta fuori. Quando sono seduto sulla bici per me è un dramma, eh. E poi sai, mamma, non lo fa. Qua il panorama. Veramente, specie quando sono ecco, così. Col kayak io normalmente arrivo fino a lì, il mio giro corto. Poi il giro medio è fino al trave. E l'ultimo che vedi, vedi che c'è una cosina nel mare, eh? Quella è la scalaccia ed è un punto che a me piace moltissimo, è dove sono andato io col kayak. Con questo riesco a conservare una certa velocità. Io sto frenando, però non sono fermo. Sì, sì, no, ma anch'io così riesco ad andare. Eh sì, lo so. Ma ci sono alcuni punti che... Vai, vai. Vai, vai, sì. Mi sono incastrato appena prima della chiusura e quindi... Questa, adesso vediamo, che di solito mi incastro qua. Punto.